il pietro aceto. Intanto ringrazio tutti per la bella iniziativa, comunque ciò che tutto è stato detto, quindi il mio intervento è un po' così. Intanto ringrazio Walter, che io, Walter Vitale, per me è sempre stato e continuo a considerarlo il miglior sindaco di Bologna, altro che, glielo ho detto tantissime volte, quindi, e ha fatto anche una relazione molto bella. L'unica cosa che, intanto per i quartieri, qua c'è l'Epore, io chiederei di riguardare questa dei quartieri, cioè l'altra volta abbiamo fatto sempre qua un incontro, qualcuno ha detto qual è il compito di questi quartieri, non scherzando, tra lo scherzo e la verità, andiamo dai preti e cerchiamo di coinvolgere la Chiesa nell'assistenza sociale ai più, è stato detto, non è che lo invento io, quindi secondo me il quartiere di, cioè, è che è una specificità di Bologna, perché veramente il quartiere è stato inventato qua, cioè quando c'era Walter queste cose qua funzionavano benissimo, io anche funzionavo. E quindi questo togliere il quartiere, queste prerogative, secondo me poi alla fine diventa negativo per tutti. Poi c'è anche due o tre questioni. La scuola, che è impelagata, cioè ancora non si riesce a capire bene chi fa che cosa. Noi ci abbiamo, faccio un esempio pratico, alla nostra scuola, che è Belluzzi, di spostare un laboratorio da via, cioè portarlo a via Cassina, da via Domizzone, fino adesso non abbiamo trovato chi si doveva occuparsi di queste questioni. Dico una cosa pratica per dire che ci sono delle difficoltà vere, come la sanità, come il welfare, come anche la distribuzione dei nuovi arrivati, cioè gli emigrati, quelli che vengono dall'estero, chi ha la gestione di questi, che sono dei problemi sensibilissimi. E quindi queste sono veramente delle cose che stasera Walter ha detto, ha cominciato a spiegare, però secondo me bisogna andare più in fondo, bisogna coinvolgere i cittadini, quindi in questo caso veramente per avere più potere forse è meglio che il sindaco venga eletto direttamente, non per tendergli delle imboscate come cercano di far passare, no. Il fatto che un sindaco venga eletto da tutti ha molto più potere di decisione, perché ne parla con tutti. Quindi il fatto delle imboscate secondo me è una sciocchezza che bisogna subito cercare di mettere da parte. Quindi territori, ancora non ho capito questo passante nord, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi lo vuole fare, chi non lo vuole fare. Ogni giorno c'è qualcuno che fa una sua dichiarazione, personaggi importanti, non dei passanti, personaggi importanti che dicono sì o no. Ancora questo qua non l'abbiamo ancora capito, e questo è il governo del territorio, è un fatto importante, ci sono i pro e i contro, io non sono in grado di dire il pro e il contro, però faccio notare che quando c'è un camion che si rovescia sulla tangenziale viene bloccato tutto, quindi questo è qualcosa da mettere in conto, io non dico questo che il passaggio dovrebbe essere fatto a tutti i costi, però mettiamo ancora in questo momento, nascita di città metropolitana, sulle grandi problematiche non si è ancora espressa, non è ancora nata, come anche le partecipate, lui Matteo è stato molto bravo a descrivere, però mi sembra che abbia descritto le partecipate un po' dal punto di vista dell'amministrazione, bene, però dell'amministrazione di adesso del comune, e non la partecipata nel senso di proiettare quello che dovrebbe essere poi nella città metropolitana, perché non vogliamo una provincia bis, c'era nessuno, cioè tenevamo là anche la questione di questi dipendenti provinciali che li troviamo da tutte le parti, l'altra volta hanno fatto anche la manifestazione, perché anche questi non riescono, ancora non sono stati assestati, non sono un po' da nessuna parte, nessuno sa esattamente quel che va a fare, insomma, sono delle discussioni che è bene che cominciano, è bene che questa serata venga fatta, è bene che continui,
perché la città metropolitana dovrebbe essere la proiezione di Bologna nel terzo millennio. Se partiamo col piede sbagliato non ci arriviamo. Quindi io chiederei veramente a noi anche di Agorà, che è un po' la nostra associazione, che la questione dei quartieri venga ripresa e ci sia una rivalutazione delle deleghe che vengono date alle periferie, che sono state e hanno funzionato fino adesso, togliendole veramente, andando dal prete, secondo me si toglie tutto, quindi diventa un qualcosa che è al di fuori di tutta la tradizione, la grande tradizione cattolica e socialista che ha caratterizzato Bologna da Dozza fino ad adesso. Grazie.